Ok, allora oggi cominciamo a fare un po' di esercizi. Cominciamo con alcune, diciamo, definizioni che forse non conoscete, però cominciamo con un esercizio. Allora, quante sono le partite in un campionato di calcio a 20 squadre? 38. Sono le 38, non sono le partite, sono le giornate. Ogni giornata ci sono 10 partite. Quindi le partite totali sono 380. Perché? Allora, perché tu hai, abbiamo questo numero, cioè 20 per 19. Perché abbiamo 20 per 19? Allora, questo numero si chiama D22, okay? Perché noi abbiamo 20 squadre, quando si incontrano, diciamo, quando dobbiamo fare una partita dobbiamo scegliere due squadre e quindi abbiamo per la prima squadra 20 possibilità, per la seconda squadra 19 possibilità. Però se sto al campionato del mondo, alla finale del campionato del mondo, ho un girone a 4 squadre, quante sono le partite? Per esempio nel girone del Brasile? No, erano 4 squadre, nel suo girone quante partite sono? Non 12 ma 6. Perché 6? Stavolta il numero è C42, cioè 4 per 3 diviso 2. Adesso spiego la differenza. Qual è la differenza tra le partite del campionato e le partite della fase finale del mondiale? Che nelle partite del campionato c'è l'andata e il ritorno. Allora, che ne so, Spal Genoa, poi si giocherà di ritorno, si giocherà Genoa Spal. Nelle partite del mondiale Brasile-Svezia non c'ha senso giocare andata e ritorno perché stiamo in campo neutro. Chiaro? Quindi il numero cambia. Queste si chiamano disposizioni e queste si chiamano combinazioni. Poi in generale abbiamo DNK e CNK, cioè noi abbiamo N oggetti, dobbiamo fare tutte le possibili K uple di questi N oggetti e l'ordine conta. Nelle disposizioni l'ordine conta perché Spal Genoa e Genoa Spal sono due disposizioni diverse. Una corrisponde all'andata, una corrisponde al ritorno. Nelle combinazioni l'ordine non conta. Quando ho preso Brasile e Svezia, è quella la partita. Non c'è Svezia-Brasile o Brasile-Svezia. Sì, formalmente magari per le regole della FIFA una gioca in casa, ma in realtà si gioca una volta sola. È chiaro? Ok. Allora, come si fa in generale se abbiamo N oggetti e li voglio disporre? Voglio fare tutte le K uple diverse di N oggetti. Allora, per scegliere il primo oggetto quante possibilità ho? Non più 20, ma in generale. Il secondo? N-1. Il terzo? N-2. Quando arrivo all'ultimo? N-K più 1 più 1. Infatti, vedete? 20 meno 2 più 1, che vedete qua è come se fosse n-0, n-1, n-1, parentesi k-1 che diventa n-k più 1. Questi sono k fattori, k numeri. E poi basta, non devo fare altro. Quando li devo disporre tutti ed n,
DNN chi è? È N. Innanzitutto DNN a cosa corrisponde? Corrisponde a disporre in un certo ordine tutti gli N elementi che possiede. Quindi a considerare quella che possiamo anche chiamare una permutazione di questi N oggetti, cioè un possibile ordine di questi N oggetti. Infatti vedremo che questo coincide col numero delle permutazioni. Quindi, N per N-1, per N-2, l'ultimo fattore chi è? N meno N più 1, quindi qua abbiamo N per N meno 1, per N meno 2, gli ultimi fattori sono 2 e 1. Come si chiama questo numero? Qualcuno di voi già lo sa, e non è N che gli è dato forte, ma si chiama N fattoriale. Il prodotto dei numeri da 1 fino ad n. Quindi questo è il numero, questo qui è il numero delle permutazioni su un insieme n oggetti. Ok, quindi se io devo disporre, devo permutare due oggetti, ho due possibilità. Per esempio, mela palla oppure palla mela. Se gli oggetti sono tre, chiamiamoli A, B, C, ho sei possibilità. A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B e C, B, A. Vedete che sono 6? Perché sono di 3, 3, cioè 3 per 2 per 1 che fa 6. Se gli oggetti fossero 4, le permutazioni sarebbero 6 per 4, 24. Perché se io avessi un quarto oggetto che chiamo D, beh, queste 6 sono solo quelle con la D in fondo, poi la D la sposto di posizione, le posizioni della D possono essere 4 e con APC rifaccio lo schema, oppure potete mettere, potete ordinare queste permutazioni in un altro modo, ma alla fine sempre 24 saranno. Ok? Ci siamo fino a qui? Il numero delle permutazioni su un insieme di n oggetti è n fattoriale. N fattoriale è un numero che cresce rapidamente. 1 fattoriale fa 1, 2 fattoriale fa 2, 3 fattoriale fa 6, 4 fattoriale fa 24, 5 fattoriale 120, 6 fattoriale 720, 5040, 40320, 362.000 e rotti, 3 milioni e 6. 10 fattoriale fa più di 3 milioni e 6. Quindi è un numero che cresce rapidamente. Qui invece questo qui si chiama numero di, lo scrivo qua sopra, disposizioni di n oggetti k a k. Cioè dobbiamo scegliere k degli n oggetti e conta l'ordine. Qua invece questo si chiama il numero delle combinazioni di n oggetti, cioè devo estrarre qui k oggetti da n e l'ordine non conta. Allora, che relazione c'è tra quel numero e questo? Così capite anche perché ho parlato, ho fatto la digressione sulle permutazioni. E
questo numero è sensibilmente più basso di questo, specie se k è grande, perché devo dividere per k fattoriale. Facciamo un esempio. Ho un insieme di 4 oggetti. Gli oggetti sono A, B, C e D. Devo andare a calcolare C, 4, 2. Per calcolare C, 4, 2 devo estrarre due oggetti da qui. Però l'ordine non conta. Quindi, una volta che ho scritto A, B, sono due oggetti. È inutile che io scriva anche BA, perché già hai, diciamo, il sottoinsieme AB, diciamo, i possibili sottoinsieme di due oggetti di questo. Adesso, nel momento in cui ho indicato questo insieme, se indico l'insieme BA è lo stesso insieme, non è che cambia. Allora andiamo a vedere quante sono le possibilità. Ho AB, poi ho AC, poi ho AD, poi ho BC, poi ho B, D e infine ho C, D. Lo vedete che sono 6? Non ce ne sono altri. Io sono andato in ordine, ho preso prima questo e uno di questi tre, poi questo e uno di questi due, perché A non lo posso prendere perché già A, B l'ho considerato, poi C e lo posso accoppiare solo con lui. E infatti questo è 4 per 3, sono due fattori, diviso 2, perché diviso 2 fattoriale. Se ne voglio scegliere 3, paradossalmente uno potrebbe pensare che sono di più. No, sono di meno, perché sono i possibili sottoinsiemi di 3 di questi oggetti, sono A, B, C, A, C, D, poi A, B, D, l'avevo saltato, e infine B, C, D. Quindi questo numero quanto fa? 4, perché scegliere 3 di questi elementi è equivalente a scartarne uno. Allora, o scarto A, o scarto B, o scarto C, ho scarto D. È chiaro? Quindi, e in effetti torna la formula, certo perché torna, perché questo è 4 per 3 2 fratto 6, perché 3 fattoriale fa 6. 3 fattoriali. Allora 6 e 6 si semplifica e rimane 4. Ci siamo fino a qui? Non mi sembra complicato. Quindi, allora questo mi aiuta se un domani devo fare, per esempio, se dobbiamo fare un campionato a 15 squadre, quante sono le partite? Quanto fa? 210. Sono 210 partite. E quante sono le giornate? No. No. Ogni giornata quante partite puoi fare? 6. E allora non sono 28, sono 30. Non lo so. Prima qualcuno ha detto 30. Perché sono 30? Perché se il campionato ha un numero di squadre dispari, devi fare dei turni di riposo. La squadra giocherà 14 turni e un turno riposa, perché puoi giocare al massimo 7 partite, no? La quindicesima la squadra dispari, con chi gioca quella giornata? Quindi, come vedete, non è, diciamo, a seconda dell'obiettivo che uno si vuole dare, le cose cambiano. Però
le partite sono sempre quelle, sono le disposizioni di n squadre a 2 a 2. Se le squadre sono 15, le partite saranno 110. Se le squadre sono 20, le partite sono 380. Per esempio, in questo momento la Serie B stava giocando a 19 squadre, prima della sentenza, ma non lo so, non ho seguito sinceramente. Però poteva succedere che il campionato di Serie B quest'anno si giocava a 19 squadre, non so come andrà a finire. Può succedere. In quel caso c'hai questi numeri, che li fai subire. Andiamo a vedere un attimo come sono fatti questi numeri. In particolare CNK. Allora, cominciamo con C00, fa 1. Questo perché? Perché 0 fattoriale per definizione fa 1. Cioè, noi abbiamo 0 squadre e dobbiamo scegliere 0, c'è un solo modo di farlo. Poi, se il numero di squadre aumenta a 1, C10 e C11, sempre 1 fa. Perché c'è un solo modo di non scegliere la squadra o non la scelgo o la prendo. Se devo scegliere 0 non la scelgo, se la devo scegliere la scelgo, ma siccome la squadra è 1. Se invece le squadre sono 2, abbiamo questi tre numeri. Allora, questo vale 1, questo vale 2 e questo vale 1. Perché c'è un solo modo di non scegliere nessuna squadra. Se le scelgo tutte e due altrettanto c'è un solo modo di scegliere. Se però ne devo scegliere solo una, posso scegliere la squadra A o la squadra B, quindi sono 1. Andiamo a vedere con C30. Stavolta invece di usare le squadre uso direttamente la formula. Come si faceva? Questo è diciamo, ma questo fa sempre 1 perché di fattori non ce ne devo mettere, quindi ci devo mettere 1 fratto 0 fattoriale che fa. Poi C31 fa 3 fratto 1 fattoriale. Fa 3, C32 fa 3 per 2 fratto 2 fattoriali che fa sempre 3, e C33 fa 3 per 2 per 1 fratto 6 3 fattoriale che fa sempre 1. Quindi i numeri di C30, C31, C32 e C33 sono 1, 3, 3, 1. Beh, abbiamo cominciato. È inutile tenere sulla lavagna tutte queste cose qua. Però se io adesso voglio andare a vedere il numero delle combinazioni con 4 oggetti, quando ne scelgo 0, quando ne scelgo 1, quanto sarà? Saranno 1, 4, 6, 4, 1. CNK, un altro modo più sintetico, invece di dire questo diviso K fattoriale, possiamo anche scriverlo così: N fattoriale fratto K fattoriale per N meno K fattoriale. Per quale motivo? Questo è il prodotto dei numeri da 1 fino ad N. Questo è il prodotto dei numeri da 1 fino a N meno K. Quindi qua, quando semplifico, questo diviso questo mi rimane esattamente dnk, perché i numeri fino a n-k si semplificano
e gli altri rimangono. Al denominatore mi rimane K fattoriale, quindi quello è esattamente quello diviso K fattoriale. Abbiamo detto che era CNK, se vi ricordate. Proviamo a vedere se funziona. Mettiamoci n uguale a 4, 4 fattoriale fa 24. Se k uguale a 0, 0 fattoriale fa 1, 4 fattoriale fa 24, 24 su 24 fa 1. Mettiamoci k uguale a 1, qua viene 1 per 3 fattoriale che fa 6, 24 diviso 6 fa 4. Allora, lo scrivo, c 4 1 è 4 fattoriale fratto 1 fattoriale per 3 fattoriale e fa 4. C 4 2 fa 4 fattoriale fratto 2 fattoriale per 2 fattoriale che fa, questo fa 24, questo fa 2 e fa 6. C 4 3 farà un'altra volta 4, perché sì, posso rifare il calcolo, però mi posso anche accorgere che se io scambio tra di loro k ed n-k, questi due si cambiano di posizione e il numero rimane lo stesso, cioè questi numeri hanno una simmetria rispetto a questa linea, cioè quelli che si trovano simmetrici rispetto a questa linea sono uguali, quindi C41 e C43 sono uguali, C31 e C32 sono uguali. È chiaro? Quindi la prossima riga chi sarà? La prossima riga sono C5, gli oggetti sono 5, quindi qua abbiamo n uguale a 0, qua abbiamo n uguale a 1, qua abbiamo n uguale a 2, qua abbiamo n uguale a 3, qua abbiamo n uguale a 4, qui avremo n uguale a 5. Adesso, quando ci metto 0, verrà sempre 1, perché sarà, vabbè, 5k è 5 fattoriale tra k fattoriale per 5 meno k fattoriale. Se ci metto 0 oppure 5, qua mi viene 0 fattoriale, 5 fattoriale e la semplificazione mi dà 1. Quindi questi qua vengono. Se ci metto k uguale 1, qui viene 5 fattoriale, qua viene 1 fattoriale per 4 fattoriale. Quando vado a semplificare mi rimane 5. E come mi viene 5 qua, per simmetria mi viene 5 pure da questa parte. Quando vado a metterci 2, ci metto 2, qua mi viene 2 fattoriale e qua mi viene 3 fattoriale. Allora, 5 fattoriale fa 120, qua mi viene 6, qua mi viene 2, 6 per 2 fa 12, semplificando mi viene 10. E come viene 10 per C5, 2, mi viene 10 anche quando vado a calcolare C5, 3. Quindi C5, 0, C5, 1, C5, 2, C5, 3, C5, 4, C5, 5. Ok. Beh, adesso abbiamo costruito ben 5 righe di questi coefficienti. Questi qua si chiamano coefficienti di combinazione, coefficienti binomi. Queste 5 righe, disposte in questo modo, mi fanno capire anche una certa proprietà. Qual è la proprietà? Vedete che ogni numero è la somma di quelli che gli stanno in testa. Per esempio, la somma di 1 più 3 fa 4, la somma di 1 più 4 fa 5, la somma di 4 più 6 fa 10. Se sono disposti in questo modo, questa proprietà come la possiamo scrivere in generale? Poi la dimostriamo, si può dimostrare in vari modi, un modo di dimostrarlo c'è già, lo possiamo fare già adesso. Allora, chi è in generale, se qua ci sta CNK, chi sono i due numeri che gli stanno in testa, a sinistra e a destra? Allora, questo cos'era? Era C5, 2. Questo chi è?
No, questo numero qua non è C, C4-1. Quindi questo che numero è? Cn-1 K-1. E quest'altro numero? Cn-1 K. Che sommati devono dare questo, cioè io sto dicendo che Cnk deve essere la somma di Cn-1K più Cn-1 K-1. Allora uno dice, ma a me le lettere mi stanno antipatiche, se vedo 4 più 6 fa 10 sono contento, però se mi scrivi le relazioni con le lettere mi prende il mal di pancino. Io dico, ma di pancina te lo fai passare, perché quando lo scrivo con le lettere, se adesso lo verifico e dimostro che va bene, non sarà vero solo per questi tre numeri qua, o per questi tre qua, o per questi tre qua. Sarà vero sempre. Cioè, allora come facciamo a verificare? Non ci mettiamo e facciamo il punto, qual è il problema? Adesso, una volta fatti questi conti, poi andiamo a degli esercizi dove li applichiamo queste cose, non è che... Già abbiamo scoperto che se il campionato della Serie B fosse a 19 squadre, una squadra... ogni giornata una squadra deve riposare. Anche se non c'entrava con il pieno. Allora, andiamo a scrivere. Chi è CNK? Cnk è n fattoriale fratto k fattoriale per n meno k fattoriale. Sarebbe questo numero qua, il membro di sinistra. Dall'altra parte cosa abbiamo? Abbiamo n meno 1 fattoriale fratto k fattoriale per n meno 1 meno k fattoriale, che lo devo sommare a n meno 1 fattoriale fratto k meno 1 fattoriale, che sarebbe questo numero qua, per n meno 1 meno k meno 1 tutto fattoriale, faccio tutti i passaggi. Allora, soltanto che voi questo passaggio lo ricopiate, io qua lo faccio alla lavagna cancellando per non sprecare tempo e sprecare spazio. Quando vado a fare questa differenza, n-1 meno k-1, come si fa? Questo diventa meno k più 1. Poi meno 1 e più 1 si semplifica e mi rimane n meno k fattoriale. Chiaro? Cioè se n e k erano 10 e 6 la differenza faceva 4, ma n meno 1 e k meno 1 sono per esempio 9 e 5, la differenza fa sempre 4. È come fosse n meno k, no? N-1 meno K-1, che è 1 in meno, quindi quando vado a fare la differenza mi rimane N-K. Adesso andiamo a fare questa somma, dobbiamo fare questo più questo e vedere che mi è. Allora, come si fa la somma? Prima si fa che si fa il denominatore, si fa un comune multiplo. Poi se è il minimo tanto meglio, ma non è necessario che sia il minimo comune multiplo. Si fa un comune multiplo. Allora, qual è un comune multiplo? Qui ho il prodotto di tutti i numeri fino a k-1, da 1 fino a k-1. Qua c'è il prodotto di tutti i numeri fino a k. Qual è il multiplo di questi due pezzi? Chi è il multiplo di chi? Questo è multiplo di questo, perché questo è uguale a k-1 fattoriale per k. Vediamo un po'.
k fattoriale uguale a k meno 1 fattoriale per k. No? Spero che almeno questo l'abbiate capito, no? 10 fattoriale è 9 fattoriale per 10. Sono il prodotto dei numeri da fino a k. Allora ci metto prima i k meno 1 fino a quelli fino a k meno 1. Fanno k meno 1 fattoriale. E poi tra questi altri due, chi è il più? Chi è il multiplo? È n meno k fattoriale. E questo è uguale a n meno 1 meno k fattoriale, che è 1 in meno, per l'ultimo chi è? N meno k. Giusto? Quindi, quando devo andare a fare il multiplo di questi due denominatori, un multiplo, posso prendere k fattoriale a sinistra e n meno k fattoriale tra i due pezzi di destra. Perché in questo modo sono sicuro di avere un prodotto che sia multiplo sia di questo. Qui vedete, k fattoriale c'è qua e c'è qua, e questo è multiplo di questo. Qui invece questo è uguale a questo e questo è multiplo di questo. Quindi questo è multiplo di tutti e due. Adesso, come si fa la somma? Devo prendere il comune multiplo, lo divido per questo denominatore qui. Cosa mi rimane? K fattoriale su K fattoriale mi fa 1. Questo diviso questo fa n meno k. E poi lo devo moltiplicare per n meno 1 fattoriale. Lascio la parentesi aperta perché poi ci devo aggiungere un altro pezzo. Cioè, questo diviso questo fa n meno k, che devo moltiplicare per questo. La somma di due frazioni, quarta elementare. Adesso, dall'altra parte, quando vado a dividere questo per questo, stavolta n meno k, n meno k se ne va, n meno k fattoriale se ne va, k fattoriale fratto k meno 1 fattoriale fa k, e devo moltiplicare, guarda caso, per la stessa cosa. Quindi questo lo metto in evidenza e qua devo scrivere più k. Cosa viene fuori? Sotto rimangono due fattori scritti così, e sopra che cosa mi viene? Meno k più k fa n, cioè si toglie, quindi n meno k più k fa n. N per n meno 1 fattoriale quanto fa? N fattoriale. Quindi cosa ho dimostrato? Cosa ho dimostrato? Ho dimostrato esattamente la relazione che volevo dimostrare, che Cn meno 1k più Cn meno 1k meno 1 fa Cnk. Oh, che è questa relazione che avevano capito già, vabbè, nel 500 sicuramente, perché questo si chiama triangolo di Tartaglia, ma probabilmente sarà ancora, l'avevano capito pure prima. Ok? Abbiamo dimostrato la relazione che c'è tra i coefficienti di combinazione nel triangolo di Tartaglia. Però questo triangolo è interessante anche per altri motivi. Perché? Andiamo a fare la somma degli elementi di ogni riga. Sulla prima riga quanto fa? Sulla seconda? Sulla terza? Sulla quarta? Sulla quinta? Sulla sesta? E dice, ma sarà vero che ogni volta raddoppia? È certo che ogni volta raddoppia. Non lo sto a dimostrare, se volete lo fate per esercizio, ma se vi ricordate la regola precedente, ogni elemento che sta sulla riga sopra, nella riga sotto contribuisce sia all'elemento di destra che all'elemento di sinistra. Quindi questo 1 per esempio compare sia nella somma che mi dà 1 qua, diciamo dove non c'è nulla è come se fosse 0, quindi qua mi dà 1. Qui invece c'è 1 più 4 che mi dà 5. Il 4 contribuisce sia al 5 che al 10, perché 4 più 6 fa 10.
quindi ogni elemento sulla riga sotto ne genera due, raddoppia, e quindi complessivamente la somma di ogni riga, passando da una riga alla successiva, raddoppia. Ok? Quindi gli altri, se volete, li possiamo scrivere, ma già sappiamo che la somma successiva farà 64. Infatti gli altri saranno 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Ora, vedete com'è fatta la matematica? Noi queste, stiamo parlando di cose semplicissime, per carità, però dobbiamo dare le definizioni, abbiamo le disposizioni, abbiamo le combinazioni, abbiamo dnn che è il numero del fattoriale, che è anche il numero delle permutazioni, osserviamo delle relazioni, dopodiché nel momento in cui abbiamo osservato queste relazioni le abbiamo pure dimostrate, possiamo, se io adesso voglio determinare C8683, mi scrivo 8 in due righe, è velocissimo farlo, perché basta che io scriva, lo facciamo, prima a farlo di aprire. Per controllo 9 più 28, 37, 93, il doppio di 93 fa 186, più 70 fa 296. Quindi la somma qui fa 128, qui fa 296. Quindi se vogliamo calcolare C83 quanto fa? C80, C81, C82, C83, C83 fa 56. Potevamo farlo anche direttamente, perché C83 è uguale a 8 per 7 per 6 fratto 3 fattoriale che fa 6, 7 per 8, 56. Qui vedete anche un'altra osservazione, l'altra osservazione è che se ho due modi per calcolare lo stesso oggetto, qui potevo ricavarmelo dal triangolo di Tartaglia e dalla formula diretta. Dice, ma allora perché sprechi tempo a farlo in due modi diversi? A volte non è uno spreco di tempo, perché a volte mi può servire uno dei due modi a controllare di aver fatto bene l'altro, no? Ok, e va bene, abbiamo capito questi numeri. Dice, adesso che ci facciamo? Adesso facciamo un bel esercizio e cerchiamo di capire quali sono le probabilità di A moderno, quaderno e cinquina, poi anche del... Beh, io non è che seguo molto questi giochi, quindi sono rimasto arretrato, però diciamo il super enalotto dovrebbe essere rimasto, almeno per il 6 dovrebbe essere rimasto così com'è. Allora, esiste un gioco, il gioco del lotto, al quale molte persone diciamo sono affezionate, ci giocano dei soldi sperando di vincere. Allora, possiamo andare a vedere se le loro speranze sono ben riposte oppure no. Allora, per prima cosa, come è fatto il gioco del lotto? I numeri diciamo quanti sono? 90, questo lo sapete, sono i numeri della tombola. Allora, si fissa una ruota, diciamo la ruota di Roma. Allora, che cosa significa
E ogni, mi pare, tre volte alla settimana, quando ero piccolo io si faceva una volta alla settimana, poi hanno aumentato a due, poi hanno aumentato a tre. E ogni diciamo queste tre volte alla settimana cosa succede? Com'è fatto il gioco del Roma? Quanti numeri vengono estratti sulla ruota di Roma? 5. Allora, quindi primo estratto N1, N2, N3, N4, N5. Esempio, che ne so, 71, 18, 23, 34, 89. Fate silenzio. Allora, questo è un esempio di estrazione in una certa, un certo gioco. Allora, come si gioca? Cominciamo con l'estratto semplice. Come funziona questo gioco? Allora, io punto una quota, chiamiamola P per dire puntata, e su un numero X. Quindi, perché ne so, punto 3 euro sul 28. Quando vado a estrarre, quando vanno a estrarre, il 28 non è uscito e perdo i miei 3 euro. Un altro ha puntato 3 euro sul 23. In questo caso è uscito. Quanto gli dà? Quanto incassa? Se ricordo bene, non so se l'hanno cambiata, ma era 11 volte la posta. Quindi dovrebbe incassare 33 euro. Ok? Boh, sarà cambiato, se è cambiato è cambiato di poco. Silenzio. Allora, questo qua perde, questo qua incassa 33, ne vince 30, cioè i 3 che ha puntato più altri. Ora noi vogliamo capire se questo gioco è equo. Cioè, mediamente, se... che significa? Significa, se gioco tante volte, se più o meno riprendo quello che punto, oppure no. Come si fa a capire? Allora, qua ci vuole un minimo, ma proprio elementarissimo, calcolo delle probabilità. Qual è la probabilità di vincere? Allora, qua si parte da una premessa. Qual è la premessa? Che tutti i numeri abbiano la stessa possibilità di essere estratti. 1 su 90. No, 1 su 90. Perché 1 su 90? 5 su 90. Perché i numeri estratti sono 5. Quindi la probabilità di vittoria, diciamo, chiamiamola P vincita di V, è uguale a 5 su 90, cioè 1 su 18, semplificando. Allora, cerchiamo di capire come dovrebbe essere fatto il gioco per essere equo. Cioè, 1 su 18 significa mediamente, se le cose vanno in maniera più o meno uniforme, ogni 18 volte che gioco vinco una volta, quindi 17 volte perdo e una volta vinco. Quanto mi dovrebbero dare affinché il gioco sia equo? Sempre, io punto sempre 3 euro quella volta che vinco. E cioè? 54 euro. Cioè mi dovrebbero dare 18 volte la posta. Perché 17 volte perdo 51 euro, una volta incasso i miei 3 euro che ho giocato più 51 di vittoria, e quindi pareggio. E mediamente i conti tornano. Quindi il gioco, per essere equo, la posta dovrebbe essere il reciproco della probabilità di vittoria. È
chiaro? Quanto ti danno in realtà? 11 volte la posta, che io sappia era 11, mo sarà 11 e mezzo, ma sicuramente non è più di 18, questo è sicuro. Diciamo, il banco non perde mai, ha dei costi, no? E poi ci deve guadagnare. Ok, allora abbiamo fissato un po' le regole del gioco. Vabbè, facciamo l'ambo e poi ci fermiamo. Facciamo 10 minuti di pausa. Andiamo a vedere l'ambo. Allora, quella era la probabilità dell'estratto semplice, era 1 su 18. Qual è la probabilità di azzeccare un ambo? Allora, quando io gioco un ambo, per esempio, gioco l'ambo, gioco 5 e 39. Non ne ha azzeccati manco uno, nessuno dei due. Un altro, allora, questo qua perde rispetto a quell'estrazione qua. E l'altro, se invece gioca, che ne so, 18 e 89, va a vedere. Dice, ho vinto. Stavolta qual è la probabilità di vittoria? Questa non è così facile, immediatamente facile da calcolare. Prima come l'abbiamo calcolata? Abbiamo calcolata dividendo gli estratti semplici che vincevano su tutti i numeri possibili. Stavolta cosa, se vogliamo ragionare nello stesso modo, come dobbiamo calcolarlo? Al denominatore che ci vanno? No, non ci vanno i numeri. Tutti i possibili ambi. E quanti sono i possibili ambi? Sono 92, questo è un altro modo di indicare CNK, si può scrivere anche così, NK con le parentesi, senza però la linea di frazione. Quindi il numero di combinazioni di 90 oggetti a 2 a 2. Questi sono gli ambi possibili. Quanti sono gli ambi vincenti? Cioè il mio ambo deve essere uno di quelli vincenti. Ma quanti sono quelli vincenti? No, non sono 5. Sono 10. Perché sono 10? Perché sono 5. 2. Allora vedete, 71 e 18 vince, 71 e 23 vince, 71 e 34 vince, 71 e 89 vince, 18 e 23, 18 e 34, 18 e 89, 23 e 34, 23 e 89, 34 e 89. Se li contate sono 10. Perché vincono tutti gli ambi che posso fare con 5 numeri. Ma con 5 numeri posso fare 10 ambi. Allora andiamo a semplificare, andiamo a mettere i numeri. Questo chi era? Era 5 per 4 diviso 2, infatti faceva 10. E questo è 99, 90 per 89 fratto 2. Allora, questo si può semplificare con questo, perché questo sta al denominatore e questo sta al denominatore che sarebbe il numero. Quindi alla fine mi viene 20 fratto 90 per 89. Semplificando, qua c'è un per in mezzo, qua mi viene 2 fratto 9 per 89 e viene 2 fratto 801, cioè circa 1 su 400, cioè 1 su 400,5, se la vogliamo scrivere. Quindi la possibilità, diciamo, la probabilità di azzeccare il mio ambo è 1 su 400 circa, poco meno di. Se indovino l'ambo, quante volte mi danno la posta? Questo mi pare che l'anno scorso c'era qualcuno che giocava e mi hanno confermato che non era cambiato. Comunque dai tempi miei era 250 volte la posta.
quindi come vedete mi danno sempre un po' di meno. Anzi, l'AMU paga pure bene, perché diciamo se fate il rapporto 250 su 400 è 60% abbondante. Ok? Quindi il gioco non è equo, va sempre a favore del banco. La probabilità di vittoria è circa 1 su 400, ma se vinci ti danno 250 euro. Va bene? Ok, allora fermiamoci 10 minuti.